Buongiorno, ciao, buongiorno, grazie mille. Prego, signori. Grazie. Siamo qui con l'assessore Ciambellotti al Caffè Buonamici, grazie. Pieno centro, tra l'altro questa ala nuova del locale, molto bella, insomma, sì. molto accogliente. Ecco, con lei però noi volevamo parlare, lei ha anche la delega alle pari opportunità, che fra le varie cose, compresa quella importantissima anche della tutela, insomma, delle donne e maltrattate o che hanno problemi, però c'è anche quella che sono pari opportunità anche quella, cioè di dare la possibilità di studiare, di frequentare corsi a tutti i cittadini. Sono i famosi corsi del laboratorio del tempo, tantissimi, perché c'è veramente un'offerta ricchissima, si va dai corsi lingua, computer, disegno, insomma, chi più ne ha più ne metta. Tra l'altro proprio in questi giorni ci sono le iscrizioni, vero? Sì. Per la seconda tranche, perché sono divisi in due blocchi. Sì, sì. La realtà del laboratorio del tempo è veramente un luogo interessante, attento al territorio, a quelle che sono le esigenze del mondo delle donne, ma non solo, non è esclusivo delle donne, perché ai corsi partecipano anche uomini, ragazzi, e l'intento è quello di dare una chance, un'opportunità attraverso una formazione di alta qualità per rientrare nel mondo del lavoro. E soprattutto i corsi sartoriali sono veramente un grande successo. Noi abbiamo aperto le iscrizioni e i numeri sono già alti. Ecco, tra l'altro c'è una selezione molto forte, perché sono tante le richieste. Sì, e c'è bisogno di avere una discreta padronanza della lingua italiana. Per questo c'è anche un corso che affianca le donne straniere nell'apprendimento della lingua. Poi comunque per l'accesso occorre una buona conoscenza della lingua italiana e anche dei rudimenti della geometria e della matematica, perché sì, sappiamo anche perché, diciamo, che poi, siccome i posti non sono tantissimi, sprecarne tra virgolette certo. qualcuno per chi non, o non è sì, portato sì. o non ha nessuna poi, possibilità, diciamo, sarebbe un peccato. Sì, poi i corsi, diciamo, sono a più livelli. C'è un corso base di sartoria proprio per i rudimenti, tenere in mano l'ago, poter fare qualche lavoro di piccola entità, no? Cucirsi una gonna, poi veramente a quelli di alto livello, cioè, dove si arriva di, proprio di livello, alla confezione, ecco, del capospalla. Ci sono dei risultati, qualcosa sugli sì. esiti post? Allora, io incontro tutte le volte le donne che partecipano al corso e poi faccio anche una valutazione dei report. Molte sono le donne che riescono a entrare nel mondo dell'industria, della manifattura, perché ci sono richieste in questo senso. E anche noi abbiamo rilevato gruppi che magari di donne che si mettono insieme per costruire qualcosa di autonomo. Magari una conoscenza nata su banchi del corso, poi dopo sì, diventa poi un sodalizio. Sì, sì, ecco, invece gli altri corsi, quelli che una volta si definivano di cultura generale, che erano allora, che anche questi sono però importanti, certo. perché a volte sì, è solo sì, di letto, sì. però insomma. No, no. Allora c'è una parte di corsi che sono legati alle lingue europee, e non solo, perché c'è anche il corso d'apprendimento della lingua cinese, poi francese, inglese, tedesco, spagnolo. Poi c'è tutta una parte legata al canto, al teatro, alla musica e poi la parte più creativa, tutta quella che sono i lavori manuali, perché l'intelligenza è anche l'intelligenza manuale, no? C'è anche una. Per iscriversi cosa bisogna fare? Per iscriversi c'è una. Cioè diciamo, si accede al sito del Laboratorio del Tempo e si fa l'iscrizione. Per le informazioni basta rivolgersi in via Roma e c'è Mariangela e c'è Cristina che possono dare tutte le informazioni. Diciamo sono corsi, a differenza di quelli per il lavoro, che quelli sono corsi gratuiti, sì, perché disoccupati, qui c'è un piccolo contributo. Piccolo contributo, 50-100 ecco. euro per l'intero corso, ecco, al massimo 100 euro. E sono sì. corsi tra l'altro tarati con un numero massimo sì, di partecipanti. Sì, 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 proprio per garantire la possibilità che si possa apprendere nel modo migliore, quindi ci sono docenti
selezionati molto, molto qualificati nei vari settori. Ecco, in questo caso la partecipazione e il successo dei corsi, almeno anche l'esperienza passata. Anche lì abbiamo iscrizioni che superano il numero, per cui deve essere di volta in volta fatta una valutazione, una selezione. E non capita quasi mai che un corso vada deserto? No, c'è un'alta richiesta, sì. Questo ci fa capire che è una scelta indovinata. Ecco, tra l'altro qui c'è poi la doppia faccia, chi frequenta, quindi naturalmente chi può frequentare, però date anche l'occasione con questi corsi a tante associazioni, a tanti singoli professionisti o esperti del settore, di mettersi alla prova e condividere. Infatti, io incontro anche tante associazioni che sono disponibili a interagire con il laboratorio del tempo e magari ci presentano delle opportunità anche di formazione, con anche a volte anche dei risvolti creativi, ecco, sono molto interessanti. C'è proprio una condivisione di comunità, di sapere che chi insegna e chi apprende. C'è un'interazione continua con il territorio. Che è la cosa bella forse di questi corsi, sicuramente questo. D'accordo, grazie mille Assessore.